Salve a tutti, sono Sebastian B. E volevo parlarvi, di una cosa che mi preme. Voglio dire, la gente, i truzzi e i nerd di Netrog. Voglio dire, ma cosa fai la mattina sera? Stai su Netrog, ma sei convinto di sposarti con una ragazza che hai incontrato su Netrog? Nerd di merda. O truzzi, tutto che cazzo sia. E dico, l'altro giorno, tornando da una serata, così, sono stato a casa un attimo così davanti al computer e una mia amica, che saluto, ciao Federica, mi ha mandato il suo link di Netflix con una foto da commentare. Ecco, io ho visto questa foto, però già lei è una bella ragazza, quindi non nei commenti tipo sei da sbav, I love you, che manco la conoscevano. Non so cosa ti farei, ho detto, ma truzzo di merda, ma ripigliati, ma voglio dire io. Tutti quei truzzi che fanno sti commenti, ma ripigliatevi veramente. Ma potete mai passare la vita su Netflix? Ma trovatevi una ragazza da un'altra parte, ma seriamente sto dicendo, Oppure i nerd, ti vorrei conoscere, sei bellissima qui, la figa di turno risponde sempre, no guarda, grazie, non mi interessa, lui che continua, il nerd che continua a rompere i coglioni fino a quando lei non si stufa e lo blocca. Ti dico, io ho detto che non ci sto mai, lo uso solo come blog dove mettere le foto dei miei amici, le mie cose, i miei video, ma non lo uso mai come per andare a conoscere la gente, è una mia cosa personale. E poi per una volta che ci sono stato per 10 minuti e un quarto d'ora ho visto delle cose allucinanti. Sono andato sul profilo della mia migliore amica, ciao Cri, anche lei, ma continuamente molestata, tra virgolette, da questi nerd, da questi tamarri stupidi. Dico, per fortuna che il suo fidanzato non va a vedere queste cose, se no li disintegra tutti, dal primo all'ultimo. Voglio dire, saluto anche Paolo d'altronde, che appunto è ragazzo, ma voglio dire io, ma che cazzo fate dal mattino alla sera? Non lo so io, voglio dire, ma esci seriamente, ce ne avrai degli amici? O se sei un nerd di merda sicuramente non ce li hai. Perché sei uno sfigato del cazzo che è tutto il giorno davanti al computer cercando di baccagliare, poi magari ti va di culo, riesci a prendere pure se ti va di culo il contatto di MSN della tipa, ma ci parli due volte, poi lei non ti caga e ti cancella perché sei uno sfigato, sei un truzzo di merda. Ma poi non lo so, ti perdi di sulle, vedi uno, guarda là, sono tutti uguali, ma io dico. Non lo so, sono veramente allibito da questa cosa, nerd di 22 anni, 30, 20, 30 anni che vanno a commentare ragazzine di 16 anni, ma stiamo scherzando? Quasi arriva ai limiti veramente, ma veramente c'hai 30 anni, nei 25 quanto cazzo ne hai? Ma veramente prendi, vai in un locale, vai da qualche parte, non state a casa davanti a Netto, ma già iscriverti a Netto da 20 anni, 30 sei una rovina, sei veramente uno schifo. Ma dimmi, sei veramente un inno all'aborto praticamente, veramente, non esiste, Capito che ti senti frustrato perché, 30 anni non è una vita, non è una famiglia, nessuno ti vuole, i tuoi genitori ti hanno cacciato di casa quando avevi 16 anni perché hanno capito che eri troppo sfigato o che eri gay. Nel caso tu sei gay, commenti ai maschi, nel caso sei eterosessuale che però non te l'hanno mai data, commenti le femmine. Questi nerd, che poi è i nerd, il classico profilo da network da nerd, hanno le foto dei fumetti stile Dragon Ball, tutte quelle porcherie lì, e non si fanno mai vedere in faccia, però vogliono conoscere le ragazze. Loro i nerd sono così, almeno truzzi il coraggio di mostrarsi della loro orrendità ce l'hanno, almeno quello. Però boh, si mostrano, ma magari c'è anche il truzzo che magari baccaglia su Netlog, però dopo 2 settimane la tipo lo smolla. Però lui baccaglia, almeno quello, almeno in confronto al nerd, il truzzo magari riesce a farsela, almeno quello. Infatti le truzze, prendono il truzzo da Netlog, lo mollano, lo fanno a cambiare con lo scontrino, ne prendono un altro, ogni 2 settimane fanno questo tira e molla. Poi no, ma poi la serietà del 50% delle persone che si iscrivono a Netlog, sono ragazze veramente con ideali forti, hanno i loro sogni, proprio sono persone delle migliori, guarda.
Cioè, del tipo che la conosci dopo 2 giorni, dopo ce l'hai già a casa che ti fa un po' più, cioè, non voglio dire. Ma è la tua dignità, ma seriamente. Ma io non lo so, cioè, questo mondo sta sempre andando degradando, degradando, ed è che sono una degradazione a ciò che ancora di più è degradante. Cioè, voglio dire, va bene utilizzarlo perché non è un brutto sito, se lo vuoi vedere nell'insieme. Perché comunque, finché commenti i tuoi amici, metti foto dei tuoi amici, gente che conosci. Ma fino a un certo punto, cioè, secondo me Netflix dovrebbe essere come lo uso io, come lo usano alcune persone che conosco, ce l'hanno come loro blog personale, le loro foto, i loro video, i loro magari bloggettini dove scrivono le loro cosettine, ma non vanno a commentare ste tipe, Fisbav, sei minchia, oh, che carine, cioè, dai, fatti i cazzi tuoi, voglio dire io, conoscere le persone su web è una cosa triste. Veramente triste. Cioè, magari un conto ad esempio ti conosci già, poi boh, ti rincontri su netto, magari così ci può anche stare, no? Voglio dire. Poi una storia su mille, magari si conoscono su netto che va bene. Quindi, boh, conosco anche una coppia che si è conosciuta su netto, ma in quel caso le è andata bene, ma sapevano già comunque chi erano, si erano già visti. Quindi era una cosa diversa, capito? Quindi questo qua è un appello a tutti i truzzi e i nerd di merda che stanno tutto il giorno su Nextlove. Ma ripigliatevi, aprite la porta di casa vostra e uscite, guardate il sole che risplende nel cielo, i prati verdi e fioriti, la tipettina in minigonna visto che tra un po' è estate che sculetta. Conoscitela la tipettina che sculetta, non stare lì a guardarla sperando di incontrarla su Nextlove che magari poi non ti caga neanche. Detto questo, io ci ho messo del mio, ma ora tocca a voi.